Mister Tassi, una sconfitta casalinga contro la Maceratese all'esordio di questo 2020. Non era una partita chiaramente semplice per voi contro un avversario che aveva voglia di rifarsi, che se no che ci ha provato, magari qualcosina in più poteva arrivare, soprattutto sulle tante situazioni di palla ferma che non siete riusciti poi a capitalizzare. Sicuramente è tutto giusto quello che dici. I primi 2 minuti abbiamo creato 3 occasioni, ho visto dentro l'area rigore loro dove non abbiamo calciato, dove non siamo stati cattivi. Poi una serie di palle inattive da calcio d'angolo, punizioni laterali messe dentro l'area, dove se vuoi vincere queste partite contro un avversario così forte devi essere più cattivo. L'unico credo errore che abbiamo fatto è stato nell'azione del primo gol, che alla fine del primo tempo ci ha un po' tagliato le gambe, spezzato il ritmo per il secondo tempo. Non possiamo lasciare quella doppia giocata facile a giocatori del calibro di Papa, Castellano, Cavalli. La classifica è quella, dobbiamo stare attenti, dobbiamo venirne fuori. Sono straconvinto che abbiamo tutte le capacità per venirne fuori. Mister Marinelli, è arrivata una vittoria su un campo comunque ostico come quello di Chiesanova. Serviva una risposta della squadra dopo la prestazione non positiva contro il Loreto, risposta che c'è stata decisamente in pieno quest'oggi. Sì, c'è stata dal punto di vista dell'atteggiamento di squadra, grande sacrificio da parte di tutti. Sono contento perché venivamo, oggi la partita diciamo che era un po' un bivio. Venivamo da 2 settimane di lavoro, dopo la campagna acquisti, dopo il mercato, quindi dovevamo rispondere, ma soprattutto da un punto di vista mentale e d'atteggiamento. Sono stracontento della prova dei ragazzi, dell'atteggiamento che hanno avuto in campo. Davanti sono sacrificati tutti, Castellano, Gabaldi, Papa, ha fatto una gran partita, Adami quando è entrato. Se tutti abbiamo questo atteggiamento, se tutti abbiamo la voglia di portare a casa 3 punti, poi alla fine li portiamo a casa. È una classifica che torna ad accorciarsi, il Loreto ha tolto 3 punti anche alla Tre di Guascoli, torna in corsa anche la formazione loretana per i primissimi posti, quindi è tutto ancora da giocare, sarà un girone di ritorno da vivere fino all'ultimo minuto. Sì, ma al di là del risultato della partita scorsa contro noi, Loreto, che poi ci sono stati degli episodi, Loreto, l'avevo detto, la squadra forte, perché ha giocatori come Montaneri, Iommi, che viene da 7-8 campionati vinti consecutivi, Spagna, Garbuglia, quindi è una squadra da prendere con le molle, soprattutto in quella loro realtà, in quel campo lì, un campo veloce, sintetico, piccolo, dove fai fatica ad adattarti se poi non giochi abitualmente lì. Oggi se il risultato è definitivo, insomma, ne fa le spese anche la Teti Guascoli, però l'ho detto prima, noi dobbiamo concentrarci su di noi, sul nostro lavoro, sullo spirito di sacrificio, su domenica dopo domenica, giocare sempre con il coltello tra i denti e alla fine faremo i conti.